Giovani idee che diventano impresa. Torna alla terza edizione del progetto Vulcanicamente, promosso dal Comune e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico per offrire un'opportunità a chi ha talento e sceglie di mettersi in gioco. Una competizione a colpi di idee per aspiranti imprenditori che avranno l'opportunità di crescere e formarsi nel Centro Servizi Incubatore Napoli Est di San Giovanni a Teduccio. Questa innanzitutto è l'edizione più completa e ricca finora realizzata, completa perché offriamo un percorso che parte dallo sviluppo, dal sostegno allo sviluppo delle idee e quindi del team building, fino ad arrivare all'accelerazione delle idee, quindi alla trasformazione delle stesse in imprese. In più, inoltre, la grande novità di quest'anno è che sono stati per la prima volta stanziati fondi, quindi ci sono previsti dei premi in denaro per i vincitori, premi che vanno a coprire sia la parte diciamo cosiddetta pre-seed, quindi le spese iniziali, insomma, per lo sviluppare l'idea, sia per coloro che si trasformeranno materialmente in imprese. Ci sono previsti anche dei contributi fino a 20.000 euro. Su una superficie di circa 2.000 metri quadrati messa a disposizione dal Comune sono attrezzati laboratori, spazi per riunioni, convegni ed oltre 20 moduli di incubazione. Qui i talenti selezionati beneficeranno di un ampio programma di attività articolato in eventi di orientamento, formazione specialistica e percorsi di accelerazione d'impresa. Partiamo dalla fase di orientamento, quindi se ci sono chi ha un'idea ancora embrionale, la famosa idea nel cassetto, oppure pensa di avere qualche competenza, allora noi facciamo questi eventi che si chiamano Tech Day. Il primo sarà il 23 e il 24 marzo, che sono eventi su due giornate in cui facciamo lavorare chi ha le idee con chi ha le competenze, cerchiamo di creare dei gruppi. Tutti i dettagli sono sul sito www.incubatorenapoliest.it.